Ciao ragazzi, oggi vi volevo far vedere l'area sosta dove siamo parcheggiati. Allora, siamo parcheggiati in un semplice parcheggio di asfalto dove c'è un fiume. Però in questa area sosta c'è un particolare che mi piace molto. Aspettate, forse non lo vedete col sole. È un parco giochi. Uno e due. Ok. Voi direte, perché ti piace se non ci puoi passare? C'è il cancello. Beh, mi piace il fatto che io ci passo. Guardate. Facciamo il tour del parco giochi. Dammi ragazzi. Ed eccoci dentro. Questo è il vantaggio di essere magri. Non ingrassate mai. Questo mi piace troppo. Veramente troppo. Guardate ragazzi. Praticamente questo, oh mio Dio, si ribalta e dovete tenere alla fune per non cadere ed è una cosa bellissima. Ora andiamo in quella scala che vi ho fatto vedere. Saliamo. Uno. E si sale. Oh mio Dio. Oh mio Dio! No! Che qui! Raga! È incredibile! Sono riuscito a salire una scala con la GoPro! Qui c'era un altro scivolo ma l'hanno bloccato perché effettivamente un po' rotto, non so se riuscite a vederlo, ma un po' rotto. Quindi l'hanno bloccato e c'è solo questo. Ma ci accontentiamo, ok? Pronti per il varco spazio-temporale. Collegare tutto. Spero che questo video non venga molto lungo, però vi voglio far vedere altre due cosette. La cosa più bella del mondo. Adesso guardate. Aspettate, forse non vedete. Ok, così. Allora, facciamo girare questa cosa. Mi ha chiesto una persona di salutarla in un video, quindi ciao Edo, ti salutiamo tutti, anche se ci sono solo io. Ciao Edo, ciao anche a tutta la tua famiglia, ti voglio bene. Buongiorno amici. Buongiorno. Oggi come ogni giorno compiti e poi si va a visitare un altro posticino, ma è una sorpresa, sì. non lo diciamo. Ragazzi, stiamo caricando l'acqua, i servizi prima di andarcene. Grazie al comune per averci ospitato in questo parcheggio. Ragazzi, ce ne stiamo andando da quel parcheggio. E stiamo andando a... Ragazzi, vedete qualcosa? Possiamo ufficialmente dirlo. Stiamo andando al castello dove è stata girata la serie TV Il Trono di Spade.
l'obiettivo è proprio una cosa assurda. Il parcheggio del castello del trono di spade lo chiameremo così. Un parcheggio normale in asfalto con la vista al castello. Non si paga, si può dormire anche la notte. Lì c'è un ristorante e andiamo a visitare il trono di spade. Però prima, niente fretta, mangiamo. Ci prepariamo per il pranzetto, ragazzi. Semplici bistecche alla piastra. A visitare il castello, ragazzi, abbiamo trovato degli italiani che vivono ad Almeria. Hanno un cagnone meraviglioso. Là. Bene. Ed è subito amico di Davide. Io sto facendo una maratona al ponte. Sì. Nosotros due adulti e un niño de 8 años. E tenemos una autocaravana aparcada. Ah, io también. No hay problema. A las 7 sí tienes que sacarlo, porque se cierra todo. Sí. Nos han dicho el aparcamiento que podemos quedarnos a dormir. È vera? Davvero appartiene a quell'epoca? Guarda, però aspetta, fu donata per la produzione? Oh, non ci credo. No, è donata. Ah, qui c'è il trono! Vediamo. Riuscivano ad avere visuale sulle su tutta la valle? Si vedono le montagne, l'orizzonte. Questo fiume qua sotto era navigabile. Ho letto che addirittura quindi arrivavano le navi, comunque le barche. Toglila, Dado, toglila! Elmetti, scudi e spade. Thank you.
anche il mio amico. Lunes, dai, fai vedere la tua faccia a tutti. Sembra... È molto grosso, fa quasi paura, ma è bellissimo. Questi sono i nostri amici, Emanuele ed Armando. Emanuele ed Armando. Bella raga, stasera con amici italiani incontrati in giro, loro vivono in Spagna da 26 anni, da 23 anni, vivono vicino ad Almeria e hanno questo bellissimo camper, oggi ci mangiamo qualcosa insieme e adesso ci beviamo anche un bicchiere di vino insieme. Ad esempio nei treni e altre cose. Scoppia lì. Che buffo che siete. Ragazzi, siamo quasi pronti per cena, buon appetito a tutti! Buon appetito! Siamo i secondi, ragazzi. Al dado piace molto. Emanuele ha fatto un arrosto. Ti piace, dado? Sì. Buono, eh? Un 8 io lo do. Passi, profondi ti passa la fantasia. Allora, guardalo. Da sta parte di qua. Alle abbiamo epoche. Itinerario, facciamo sto giro. Ancora torrone. Ah, Lunes dice io. Se c'è da mangiare, io. Noi sei via dal tavolo. Adesso via ti diamo tavolo. La pappa. Abbiamo salutato gli amici spagnoli che vivono ad Almeria, sono partiti. E noi andiamo a Cordoba. Direzione Cordoba. Si parte, ragazzi. Bella, ragazzi. Pranzettino prima di visitare Cordoba. Cosce al forno. Verdure grigliate. Siamo già nel parcheggio. Adesso si finisce di pranzare e si visita la città. Ciao belli. Ragazzi, spostiamo il camper perché lo mettiamo più al centro, perché papà ha detto che qui era meno esposto, cioè era... cioè le persone non lo notavano, quindi l'altra gente, cioè tipo i ladri, potevano salire più facilmente perché nessuno lo vedeva. E quindi adesso lo mettiamo qui al centro dove tutti lo vedono e i ladri non possono entrare. Questa teoria l'ha detta lui, poi scrivete nei commenti se vi piace. Dovrebbe essere una bella città, così ci hanno detto gli amici di ieri. Situazione attuale, i murales di Cordoba.
tempio romano. Abbiamo trovato un posto dove il Covid non c'è. Da morire, c'è un caldo da morire.